Si allungano i tempi per il ritorno alla gestione pubblica dell'acqua. La Commissione Ambiente dell'ARS non farà in tempo ad approvare il disegno di legge entro la pausa estiva. Sarà quindi necessario prorogare i mandati dei commissari liquidatori degli ATO idrici, una situazione di stallo denunciata dal presidente della Commissione Ambiente dell'ARS e deputato del Movimento 5 Stelle Gian Piero Trizzino, nel corso della conferenza stampa convocata a Palazzo dei Normanni. L'obiettivo del Movimento 5 Stelle era portare entro luglio, cioè entro la scadenza dei 6 mesi di proroga dei commissari, un testo di legge sulla riforma del servizio idrico. Non è stato possibile perché il governo e il suo partito di maggioranza non sono riusciti a coordinarsi. Questa è la verità. Cioè, la verità è che il Partito Democratico, primo sostenitore del governo Crocetta, non è stato in grado di parlare con il suo governo e quindi ha creato un disegno di legge e un altro. Noi oggi ci troviamo nella mia commissione con 2 disegni di legge che si pongono per certi versi, non in totale, diciamo, non sono diametralmente opposti, però hanno diversi punti di contrasto. E la cosa più grave è che si è paralizzata una commissione per questo motivo. Una situazione che non soddisfa i movimenti impegnati nella battaglia referendaria, poi vinta, che vedono stravolto il disegno di legge di ispirazione popolare. Sicuramente non siamo soddisfatti, noi vorremmo che si ritornasse al 102, cioè al disegno di legge 102, che ovviamente ha visto la partecipazione popolare, e su quel disegno di legge procedere agli emendamenti.